Gloria al nome del Signore, alleluia, carissimi nella grazia, siamo qua nella città di Sant'Arcangelo di Romagna, è una città abbastanza grossa dove ogni volta all'anno, una volta all'anno, si fa questa festa mondana e diabolica, perché è una festa che si è dedicato a tutti coloro che sono stati fregati, non so spiegarmelo magari nelle parole migliori, però la festa dei becchi. Però questa festa, carissimi, sopra le hanno messo una festa di santo. Allora vediamo che sotto ogni nome di santo c'è la mano del diavolo, perché i santi che professa il mondo oggi non sono quelli della Bibbia, perché loro non hanno mai dichiarato nella Bibbia di essere festeggiati, di essere glorificati, di essere lodati. Per questo noi oggi siamo qua per la gloria di Dio, a dare l'onore al nostro Signore, che dice: quando riceverete lo Spirito Santo mi sarete testimoni non solo in Gerusalemme ma in tutta la terra. E siamo qua in obbedienza alla sua parola, nella guida dello Spirito Santo, a poter dare l'onore e la gloria al nostro Signore, affinché il Signore per mezzo della sua parola possa toccare le anime. Ecco, da qua io vi salutiamo fratello Daniel, che sta parlando la parola di Dio. Pregate per noi e per l'opera di Dio che si svolge in tutta la terra, che è stata definita dal nostro Signore Gesù Cristo. Siamo tornati indietro nel vero tempo del cristianesimo, nel vero tempo di Cristo, nel vero tempo del Vangelo, della speranza eterna, perché solo per le vie del Signore tu puoi essere salvato, solo nelle vie del Signore Gesù Cristo tu hai speranza eterna. Non è una religione fatta dagli uomini, la religione li ha fatti gli uomini, la menzogna delle religioni sono fatte dagli uomini. Questa è una delle vie. Siamo proprio all'inizio di questa festa umana, mondana, e che il Signore ci doni la grazia di poter evangelizzare la sua parola. Alleluia. A Dio sia tutta la gloria. Venne con la grazia. E oggi viviamo un tempo di grazia, ma la grazia sta per essere ritirata. La grazia sta per essere ritirata, perché sono gli ultimi tempi di ravvedimento. Non andate alle statue, le immagini, perché non vi salveranno. Andate veramente a colui che può salvare. I quattro Evangeli dell'unica via del Regno dei Cieli. Credete nel Messia, credete nella speranza eterna. Alzate gli occhi al cielo in questo mondo. Alzate gli occhi alla speranza eterna. Alleluia. Gloria al tuo santo nome. Ogni cosa che ha fatto la donna è stato. Non è stato dimenticato nulla. Nulla è stato dimenticato. E la carta postale immediata. Cercatela il Signore, alleluia, che il Signore è buono. Gesù Cristo solo ha raccolto tutti i peccati dal mondo su quella croce. Amen, alleluia. Alleluia. Nella maglietta del fratello è scritto: Gesù ritorna, sei tu pronto? Alleluia. Un messaggio che si rivolge anche a te che odi questo messaggio. È un messaggio diretto a tutte le anime. Gesù ritorna, sei tu pronto? Alleluia. Ma siamo stati creati nel peccato. Egli è venuto puro nel mondo. Egli ha portato la gloria. Ha manifestato l'amore del Padre. Perché il Padre è così tanto amato al mondo, c'è scritto. Gli ha dato un sacrificio all'unigenito figlio. Amen, alleluia. Riconoscete che Gesù è il Signore. Alleluia. Alla gloria di Dio Padre. Alleluia. Una religione non ti salva. Nessun altro uomo ritornerà. È falso che arrivi un altro uomo insieme a Gesù. Perché solo lui, quando verrà da Levante a Ponente, che rapirà la sua chiesa e i suoi eletti. Affidatevi, ragazzi, al Vangelo.
salvate voi le vostre famiglie, dice la parola di Dio. Chi accetta Gesù salva lui e la sua famiglia. Ascoltate la voce della gloria di Dio. Alleluia. Che è manifestato nei suoi servi. Perché noi eravamo peccatori mancanti, ma il Signore ha trasformato, noi siamo la testimonianza di quello che il Signore ha fatto per noi. Alleluia. Abbiate fede nel Signore, cari. Cercatela il Signore finché si può trovare. Il Signore per rimettere nel cuore non ha bisogno di essere tatuato. Vera pace che nessun'altra religione ti dà. Alleluia. Una religione non ti può dare pace. Una religione fatta dagli uomini o dal Vaticano non ti dà pace. La vera pace si chiama Gesù Cristo. Amen. Alleluia. È questo Gesù che cammina ancora a Sant'Arcangelo e parla in mezzo a voi. Aprite i vostri cuori. Apri il cuore alla salvezza eterna, alla verità del Vangelo. Amen, alleluia. Al di Dio, al figlio di Dio. Alleluia. Perché l'uomo dice che sorride davanti a questo. Ma beati loro che ascoltano. Beati quelli che ascoltano. Perché nel grande giorno del Signore, quando Egli verrà, e prenderà i suoi eletti e li porterà con sé. E asciugherà le lacrime degli eletti. Coloro che non avranno più pene né sofferenza, perché questo mondo è di passaggio. Il Signore dice che questo mondo, questa vita dell'uomo è un soffio di vapore. Oggi c'è e domani non c'è. Ma se tu prima di morire domandati se sei degno di arrivare davanti al Signore, domandatevi che se questa notte stessa il Signore ti chiama, sei tu pronto, che ne sarà della tua vita. Abbiate fede nel Signore. Nulla dimenticate agli occhi di Dio. Alleluia. Perché non c'è speranza in un divertimento. Vorrei concludere questo video, anche se è breve, e avrei desiderio a tenere in registrazione tutta questa serata per la gloria di Dio. Alleluia. Affinché ognuno che sente questi messaggi sia sensibilizzato il suo cuore e la sua anima, perché i figli di Dio sono in opera, i figli di Dio non si fermano mai, perché sono nati di acqua e di spirito, sono nati da Dio e sono diventati strumenti nelle mani del Signore. Non è per rinalzarsi, ma umiliamo noi stessi ogni giorno davanti al nostro Signore affinché il suo nome sia rinalzato nella nostra vita. Anche in questa sera facciamo lo stesso. Alleluia. E vi salutiamo nell'amore del Signore, perché come siamo in due, e non so se il tempo mi basterà, voglio essere in sostegno del mio fratello nella preghiera. Alleluia. Pregate per noi affinché l'opera del Signore si diffonde. Alleluia. In questi ultimi tempi. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria, da ora e in eterno. Dio vi benedica.